Bella raga, eccoci qua, nuovo video. Oggi due prove, sempre sulla bici bomba, sulla Crafty Carbon RR. Proviamo i cerchi Industry 9 Carbon, mai provati, prima assoluta per me. E poi ho già indossato sotto il giubbottino, perché oggi ancora fa un po' freschino, la base frame di Fox, la pettorina quella nuova stile maglia. Devo dire che anche da fermi non dà nessun tipo di fastidio. Protezioni sulle spalle, sulla parte costole anteriori, esterno, e sulla schiena. La voglio provare perché di solito non porto mai niente di protezioni, a parte il paraschiena, vedere un po' come veste. Oggi facciamo un bel giretto che poi abbiamo fatto altre volte, lo chiamiamo di solito il giro perfetto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale più possibile e andiamo a farci un quattro sassi insieme, vai! Due! Occhio ai pedali più che altro! Occhio Iv! Eccolo il canyon! Sei? Buono! Che figata! Vai a tutto! Cerchio carbon leggerissimo, reattivissimo. Secondo me aiuta tanto a mantenere una bella frequenza di pedalata in salita, aiuta molto. Oh. Allora, diciamo che la pettorina base frame di Fox è come non portarla, stai sicuro, c'ha una bella protezione qui davanti e la schiena la protegge in modo molto ergonomico, quindi i movimenti sono molto liberi. È una maglia
consiglio di non metterla a pelle, perché quando sudi comunque si attacca, però con una magliettina sotto è uno spettacolo, veramente un bel prodotto. Ci si sente protetti ma non ingombranti, cioè quindi riesce ad avere qualsiasi tipo di movimento libero. Promosso a pieni voti. Cerchi Industry 9, io non ho parole, nel senso che si ha la percezione di non fare fatica a mantenere le pedalate minuto idonee per consumare meno batteria e andare molto in modo molto agile in salita. È vero, è un cerchio che costa molto, perché il Carbon Industry 9 costa, siamo sopra i 2000 euro, ma è una modifica sulla bici che veramente ti lascia bocca aperta. Altro discorso è in curva e nelle asperità ha una reattività quasi incredibile, perché rende molto molto più reattiva l'uscita dalla curva e ti dà l'impressione di avere una fionda praticamente. Quindi mai provato ruote del genere. Anche quando provai le Reserve hanno dato una sensazione simile, ma queste sono molto molto più fluide nella pedalata in salita, quindi tanto di cappello. Motocross style. Comincia a scanare, sempre noi siamo, Sì, mi ho fatto a manetta, ciao. Sì, un dragger con la molla. Core mia.